contesto intorno a noi era assolutamente, non c'era niente, quindi siamo stati i primi a mettere su il campo base e da lì poi pian piano si è sviluppata tutta una tendopoli intorno al parcheggio dello stadio, ha preso corpo questa tendopoli, i soccorsi, lo stesso stadio è diventato un hub logistico che i turchi hanno messo con velocità in piedi. Il campo base italiano era la bolla. Se devo pensare a qualcosa, penso ad una bolla nella quale riuscivamo a perdere un pochino di angoscia, di tensione, di preoccupazione. Quella che mi porto via è l'immagine degli occhi del ragazzo che abbiamo tirato fuori dalle macerie il secondo giorno in cui siamo arrivati e la sua gioia nel capire che era oramai fuori e quindi era fuori pericolo è stata forse l'immagine più bella che porto. E quindi l'empatia che si è instaurata con questo ragazzo che ha voluto farsi dei selfie con noi nonostante ancora era seppellito, noi per tenerlo anche vigile, nel senso mentre ovviamente operavamo l'estricazione che è stata molto complicata, è durata quasi 10 ore. Non siamo riusciti a gioire del tutto di questa estrazione in quanto questo ragazzo, padre di una bambina, aveva la bambina deceduta in braccio nel momento dell'estrazione. Noi ci siamo trovati di fronte a una collaborazione da parte della popolazione locale, siamo stati sempre, diciamo, tra virgolette, coccolati. Un rapporto di collaborazione che si è instaurato sin dai primi momenti, quindi con l'arrivo del nostro assessment team, con i primi contatti con AFAD, con i contatti che hanno avuto le nostre squadre USAR durante il primo assessment per fare gli interventi e per stabilire quale potessero essere le working area, con la popolazione, con i volontari che stavano già scavando. Molte cose, per questioni politiche e anche religiose, necessitavano di un approccio, diciamo, filtrato o mediato attraverso determinate figure che erano presenti lì sul posto. E erano diventati parte integrante della nostra squadra alla fine. E peraltro gli operatori che gestivano il discorso dell'escavazione erano turchi e avevano le radio come noi, perché erano diventati veramente una parte integrante della squadra. È stato uno scambio perché il nostro collega aveva una bandiera italiana e è stato scambiato con una di quelle figure che per noi sono state preziosissime. Si tratta di un ragazzo turco di Istanbul, Kemal, che era lì con noi, che faceva un po', era un po' il nostro traduttore e anche mediatore culturale. Tutti abbiamo lavorato nella stessa direzione, tutti abbiamo lavorato con un unico obiettivo, a prescindere dalla professione che ognuno di noi svolgeva e che era chiamato a svolgere. Il motto, secondo me, più indicativo e poi che vivi un po' più sul campo è quello che il coordinamento salva vite. Essendo fresca di specializzazione, ho sempre pensato che servissero tante capacità tecniche, corsi su corsi, corsi su corsi. In realtà mi sono resa conto che in questo ambito servono tante capacità umane. Il lavoro nostro è sempre in insegnamento, anche fino all'ultimo giorno che tu vai in pensione c'è sempre da imparare qualche cosa. Mi sono reso conto che in realtà noi diamo tanta importanza a cose superficiali, poi quando invece arriva un evento naturale che ti porta via, ti strappa tutto quello che era importante nella vita, poi dopo rimane veramente i rapporti tra le persone e sono quelli che sono poi fondamentali. Aiutiamo, queste esperienze poi ci ridanno tantissimo in termini di conoscenza, di umanità, è tanto quello che ci riportiamo a casa, indubbiamente. Alle donne e agli uomini che hanno lavorato instancabilmente e con competenza nelle prime fasi che sono seguite agli eventi che hanno colpito la Turchia e la Siria, un ringraziamento dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile.